pulita alla affettatrice. Sto usando le pinze come mi ha insegnato. Io non ti ho insegnato a pulirla con pinze e mattoni. Lascia, finisco io qui. Tu torna alla piastra. Va bene, amico. Che cosa? Ciao, come va? Potresti aumentare la temperatura della piastra di mezzo grado? Come vuoi. Il movimento del polso per girare i Krabby Patty è in senso orario, perché il cliente si accorge sempre della differenza. E va bene se proprio insisti, capo! Oh, buono! No, Patrick, avevamo già parlato di questo. Si fa così: pane, patti, formaggio, sott'aceti, lattuga, pomodoro, pane. E non pane, patti, formaggio, lattuga, sott'aceti, pomodoro, pane. Ora basta! Ho preso il tuo posto perché era divertente, ma adesso ti dico che il tuo lavoro è una noia! Ecco, mi licenzio! Non farlo, tu sei il mio miglior dipendente amico! Wow, ma che bella fetta del sottoscritto! Sai grigliare? Bene, sei assunto! Allora, se mi ordinare ancora no, io e mi fate! Dove credi di andare? Non è l'ora della pausa! Oh, è come, mi prendo una pausa permanente da te! Mi licenzio! Allora, è meglio rimanere. No, che guaio, mi serve più personale. Oh, un momento, forse ho la soluzione. Prego, volete ordinare? Ora è tutto sotto controllo. Le darò la mia parola, Mr. Crab. Si è rovesciato il mio bicchiere. Oh, ops, sono scivolato. No. Come va? Il televisore non funziona più. No. Oh, no. È troppo caldo qui dentro. Fa troppo freddo qui dentro. Che faccio? A me, sono venuto a liberare la mia scrivania. Non posso davvero crederci, Mr. Crab. Io ero convinto che Patrick fosse mio amico. Tuo amico? Qui ai giochi gastronomici. Che intende dire? Guarda che non è veramente tuo amico. Come no? In questo momento stai escogitando un modo per batterti. Dice? Vuoi essere certo che ti pugnalerà alle spalle? No, non lo farò. E invece lo farà sicuramente. Quelli che hanno una forma così squadrata non hanno spazio per i sentimenti. Prendi in giro il tuo lavoro di cuoco. Non vorrei che qualcuno porti via il titolo che apparterebbe di diritto al Krusty Krab. No e no. Ti voglio arrabbiato. Sono arrabbiato. Ti voglio infuriato. Sono infuriato. E allora scendi in campo e vinci quella medaglia. Yeah! Stiamo per assistere alla prima gara, il salto dell'olio bollente. Vinci
vince questa gara perché te lo dico io! Perché me lo dice lui! Bastoncini di pesce appena fritti! Il prossimo evento è la gara di tuffi nella cioccolata! Sta a vedere come fa un vero cuoco, Patrick! Il tuffo prevede la trasformazione in gelato alla banana con ripieno di cioccolato e due bastoncini! E ora, assoluto silenzio, grazie! Gelato! Gelato! Che banalità! Mandorle tostate, figuriamoci! Quella spugna si dà troppe arie davanti al pubblico! È convinto di essere meglio di loro! Meglio anche di te! È il momento di dimostrare chi è il più forte! Scendi in campo e fagli vedere come si fa un gelato! Patrick tenterà un numero difficilissimo! Il cono con una pallina alla fragola e salsa di cioccolato! Guardate che concentrazione! Un tuffo magistrale! E guardate che forma! Hai visto spugna gialla? Ridi finché puoi, amico Rosa, non è ancora finita! Tu credi che non sia ancora finita, ma non è ancora finita! E non è ancora finita, i due sfidanti sono pari, è il momento della finale! Il wrestling sul panino! Chi si aggiudicherà la medaglia d'oro, Mr. Krab del Krusty Krab? Non dimenticare, ti ha chiamato giallo! O Plankton del Chumbucket! Non scordarti che ti ha chiamato Rosa! Non è per il John Bucket, è per me personalmente! No! Il mio nome non è Rick! Mi stai antipatico! Mi sei antipatico! Tu non mi sei mai piaciuto! Oh, tanto meglio, neanche tu mi sei mai piaciuto! Rosa! Giallo! Mutande gialle! Mutande rosa! Scusami, tanto! Dobbiamo promettere di non litigare mai più. Sì, te lo prometto, ora andiamo. Ehi, dove state andando? Tornate indietro e continuate ad azzuffarvi. Sai che sarai sempre il mio migliore amico. Anche tu, Patrick. Lo sai, erano bianche quando le ho comprate. Un altro Krabby Patty per il signore. Ti ringrazio, spero solo che Patrick Mann non mi sequestri anche questo. Già, si è anche bevuto il mio frullato. Ha detto che faceva parte di un piano diabolico. Mi dispiace, gliene porto un altro. Patrick ha esagerato questa volta. Ehi, guarda che sono Patrick Mann adesso. Che accidenti stai facendo? Qualcosa che un essere non eroico sicuramente non potrebbe mai capire. Dolore! Sto per smascherare uno dei più pericolosi nemici di Bikini Bottom, proprio qui nel Krusty Krab. Ho appena intercettato il suo piano criminale. A dire il vero, questa è la ricetta delle patatine di corallo. Non pensi di essere andato fuori di testa con questa storia di Patrick Mann? Io sarei andato fuori di testa? Chiami così le mie azioni eroiche contro il male? Via! Con la rapidità di Nettuno! I furfanti e i criminali sono avvertiti! Il grande Patrick Mann è qui! Che c'è?
Ed è così abile che scopre sempre chi si nasconde dietro la maschera. Ehi, amico, stasera vorrei tornare a casa con la mia faccia. Scusami, pesce d'aprile. Ah, vi ho beccati! Mi hai fatto male! Andiamo via da qui e non mettiamoci più piede! Cosa? E mollami! Ce la ne ho abbastanza! Cosa sono queste branche? Una maschera! Smettila! Ne abbiamo tutte le scatole piene di Patrick Man! Ma stavo per smascherare un super cattivo! Certo! Per mille anguille, che cosa fai? Proteggo Bikini Bottom da un pericoloso criminale! Oh, la mia povera testa! Lasciala stare, Patrick! Neanche per idea! Ah! E tu da dove sei uscito? Oh, era spregevole, bolla cattiva. Oh no, come sarebbe a dire? Uffa, io volevo smascherare Man Ray. Sciocchi, mi avete scoperto e ora assaggerete la mia ira. Che facciamo, Patrick Man? SpongeBob, hai davanti a te un supereroe. E naturalmente farò affidamento sui miei superpoteri. Gli tirerò addosso qualcosa. Ottima mira, supereroe! Mancati qualcos'altro! Che spugna appetitosa! Hai messo a capo ogni dipendente e distrutto il locale. Pensi di occuparti della bolla adesso? Sì, le darò subito quello che si merita! La mia ascella puzzona! Davvero puzzone. Peccato, c'eri quasi riuscito. Ma adesso, se permetti, tocca a me. Che fame. Sei stato incredibile, ora sei un eroe. Posso avere un autografo? Ma certo, ragazzo, volentieri. Allora vediamo, SpongeBob si scrive con due T, vero? Qual è la tua prossima avventura, Patrick Man? A essere sincero, preferisco essere chiamato Patrick. Buongiorno, piccolo Gary. Buongiorno, signor portalettere. Oh, salve, SpongeBob. Sento che oggi sarà una giornata molto speciale. La vita è meravigliosa, Gary. Oh, sono davvero fortunato. Ho i migliori amici del mondo. No, vattene via! Oh, di nuovo un terribile incubo su SpongeBob. Faccio un lavoro bellissimo. Ancora 10 secondi di ritardo. Bene, gli tratterrò un mese di paga per questo. E naturalmente ho il mio amatissimo Gary. Ciao, SpongeBob. Ciao, Patrick, come va? Alla grande. Beh, almeno fino a quando non sei arrivato tu. Ma quello cos'è? Oh, era soltanto un dolce che ho fatto per il compleanno della mia mamma. Ci avevo impiegato tutto il giorno per prepararlo. Sei un vero babbeo. Ah, io non ne ho idea. Sono già più di 3 ore che sto bussando alla sua porta. Ho bisogno della sua salsa piccante per il mio frappè. Io non ho tempo di aspettare, spostati! Ma Gary, dove sei che non ti vedo? Gary! Gary! Gary, che cosa ti è successo? Un messaggio. A chiunque possa interessare, se state leggendo questa lettera, significa che la ciotola di Gary è vuota e ha bisogno di essere riempita. Significa anche che è circa un anno che ho lasciato la città e che fino adesso nessuno lo ha notato. Ma non dovete preoccuparvi, non vi disturberò più. Sinceramente, SpongeBob, quello che voi chiamate il vero babbeo. Un saluto a tutti!
tutti i cittadini di New Camp. Io non me ne intendo molto di politica o di budget di bilancio o di come diventare un leader. E non so nemmeno cosa un sindaco debba fare. Ma l'unica certezza che ho è che fino a quando sarò sindaco di New Camp, mai più nessuno vi impedirà di fare bolle di sapone nella vostra città. O io non mi chiamerò più testa di formaggio Pantamarroni. Pantamarroni! A New Calp City dilaga la mania dei pantamarroni! Ascoltate, vorrei rovinarvi il clima di festa, ma Bicchieri Botto ha bisogno di te, SpongeBob! Ma chi è quella? Mi dispiace di averti trattato male! Questa sì che è una bella sorpresa! Sei sorpreso perché ti ho trovato? No, perché sei uno scoiattolo parlante! Ma non mi riconosci, sono Sandy! Non posso credere che non ti ricordi di me! Mi dispiace, Sandy, ma non avrei dimenticato uno scoiattolo parlante. Può darsi che non ti ricordi dello scoiattolo, però non puoi aver dimenticato il tuo migliore amico, vero? Non ho proprio idea di cosa stia succedendo. Ricordo solo che ho battuto la testa, fatto le bolle e adesso sono sindaco. Avrei perso la memoria picchiando la testa. Quello che devi fare è tornare con noi. Ti ricorderai tutto quando arriverai a Bikini Bottom. Mi spiace, ragazza scoiattolo, non posso andarmene. Tutta questa gente ha bisogno di me. Scusami, sono in ritardo. SpongeBob, aspetta! Andiamo, saltate dentro! Squiddy. In fretta! Ciao Patrick. Ciao, 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 ciao. Ciao SpongeBob. Sei un amico leale e un vicino fantastico. Credimi, conoscerti è stata una vera sfortuna. Sei l'essere più tonto che abbia mai incontrato in vita mia. Ma scherzi o lo pensi sul serio? Ma sì, certo che lo penso. Chiunque ti conosca sa che sei così. Allora sai che ti dico? Sei un mostriciattolo spugnoso giallo da fare paura. Ehi, posso sapere che cosa ti è preso? Ascoltami bene, non voglio avere più niente a che fare con te. Sei bugiardo, inaffidabile, nessuno ti vorrebbe come amico. Se mi chiedessero di dare un voto al tuo cervello da 1 a 10, al massimo gli darei un gigantesco 0 tagliato. Ho sentito dire al negozio di animali che cercano una stella di mare imbalsamata. Perché non ti presenti? Stavolta è veramente esagerato, brutto tonto! Bene, allora fai sul serio! Tonto sarai tu! Tu sei un brutto citrullo! Prova a ripeterlo! Citrullo, citrullo, citrullo! Tu lo sei sempre più di me! Tu invece sei giallo! Che cos'hai, l'itinerzia permanente? Cosa? Con paura! Non mi importa niente di quello che dici, tanto non voglio vederti mai più! Io che pensavo che fosse un mio amico. Sono contento che tu abbia invitato me e non quel brutto. Ah! Che cosa significa? Io non mangio con quel tipaccio. Adesso ho capito, era tutta una messa in scena. Perché fate così? Credevo che foste i miei migliori amici. Guarda che sono io il tuo migliore amico. Bene ragazzi, no. Che ne dite di iniziare con un bel drink? Sì certo, molto volentieri. Grazie amico mio. No, serviti prima tu, sei il mio migliore amico. Bevo la tua salute, amico mio. Per favore, ne daresti un po' anche a me? Ne vorrei un altro bicchiere. Ehi, a me non l'hai ancora dato. Eccoti servito, un altro, prego. Un altro. Un altro. Un altro. Un altro.
Un altro! Un altro! Un altro! Un altro! Patrick, il tuo bicchiere è pieno! Ah, già è vero! Un altro! Ancora un po'! 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 Un altro! Un altro! Un altro! Un po'! Scusate, ma non ce n'è più neanche un goccio! Vado a comprarne ancora! Intanto fate quattro chiacchiere! Ho una brutta sensazione, non dovrei entrare. Come avevo previsto. Peggio per me che li ho invitati e li ho lasciati soli. Cosa ci vuoi fare, Squiddy? Ti servirà da lezione? C'è una bella notizia. Noi due abbiamo fatto pace e siamo tornati amici. Perfetto, allora smammate. Non ti serve aiuto per riordinare? No! Andatevene via! Psst, credo che sia geloso. Poverino, mi dispiace. Oh, la mia schiena, che dolore! Aiutami tu, voglio un palloncino, ti prego, solo un palloncino! Desidero tanto un palloncino, ti prego! Sta tranquillo, Patrick, della Banca Nazionale di SpongeBob ci sono un mucchio di soldi! Forza, seguimi! Sono al verde anch'io! Andiamo a chiedere un prestito a Squiddy. Aspetta, ho un'idea. Invece di prendere in prestito dei soldi, che ne dici di prendere in prestito direttamente il palloncino? Ci sto, si fa alla maniera di Mr. Krabs. In fondo si tratta di un prestito, giusto? Esatto, possiamo prenderlo in prestito a patto che lo restituiamo, è giusto? Esatto. Che bello. Che bello, è fantastico. Scommetto che ci divertiremo un mondo. Per prima cosa corriamo con il palloncino. Evviva! Poi andiamo in spiaggia, d'accordo? Certo, poi ci facciamo un giro in bici. Andiamo al cinema, al centro commerciale, alla pista di pattinaggio a mangiarci una pizza. E poi sulla luna, in cielo, sotto una macchina, in mezzo ai rifiuti. In pasticceria. Andremo nel mio cortile. E sopra un aereo. Sopra uno scoglio. Poi sotto una collina. Nel ventre di una balena. Con il nostro palloncino in prestito. È scoppiato, Patrick. E adesso come facciamo a restituirlo? Io recupero i pezzi. Io recupero l'aria. Presto, dobbiamo ricomporlo. Non ha funzionato, Patrick. Ma perché? Non possiamo restituirlo. Che cosa facciamo? Siamo dei ladri. È una cosa orribile. Ti ringrazio, SpongeBob. Credo proprio che me la papperò subito. Buona. Credo proprio che me la papperò subito. Au! Dove è finita la mia barretta? Deve essermi scivolata. Ma come dove è finita? L'hai appena divorata. Dove è finita? Ho una fame bestiale. Dove è finita? Non la trovo più. Chissà dove può essere finita. Che cosa c'è? L'hai rubata tu, la mia barretta di cioccolata. Ma no, ti sbagli. Io lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Se sei ladro una volta, sarai ladro per sempre. Guarda che te la sei mangiata, questa è la mia. Mi hai rubata l'unica cosa che avevo per sfamarmi. E adesso rimarrò a pancia vuota per sempre. Tieni, Patrick, prendine pure metà della mia. Della tua? Volevi dire della mia? Insomma, la vuoi, sì o no? Non la voglio finché non ammetti che l'hai rubata. Ma questa è la mia barretta, Patrick. Voglio ricordarti che le bugie hanno le braccia corte. Ti sbagli, si dice le gambe corte. Per me è la stessa cosa. Sei un bugiardo. D'accordo, visto il tuo comportamento, me la mangio tutta io. Ti consiglio di non farlo. Stai attento a quello che fai. Fermo. Non farlo. No. No.
C'era da aspettarselo, visto il modo in cui hai rubato quel palloncino. Ne sei sicuro? Sono stato io o è stata la tua mente criminale a influenzarmi? Ne ho abbastanza! Prima il palloncino, poi la mia cioccolata! Hai perso totalmente il controllo, io... Basta, sono pronto a fare la spia. Scordatelo, la faccio prima io. Vedremo chi arriva per primo. Preparati a finire nei guai. No, ci finirai tu invece. Signore, è stato lui il palloncino, l'ha rubato lui. L'ha rubato il palloncino, è colpa sua, è solo colpa sua. Cosa posso fare per aiutarvi? L'abbiamo rubato noi, il palloncino! Chiediamo perdono! Che succede? Di che si tratta? Affermano di avere rubato un palloncino. Che cosa ci farete adesso? Ma se questo ricchi di pazzo, andiamo a venire dietro. Voi due, venite con me! Forza, ogni crimine merita la giusta punizione, è la legge! Fine della pena. Coraggio, venite fuori ora. Ma... mi scusi, signore, noi abbiamo rubato un palloncino? Sì, certo, ma era la giornata del palloncino gratis. Bene, SpongeBob, io credo che tu sappia quale sia il castigo che spetta chi interrompe la lezione due volte. No! Mi dispiace tanto, ragazzo mio, ma se davvero desideri essere un bravo studente, tu devi comportarti da bravo studente. Sono un bravo studente, sono un bravo studente! Riavrai questa stella quando te la meriterà. Oh. Signora Puff, è ora del riposino? SpongeBob, ne ho abbastanza delle tue stupidaggini. Raccogli immediatamente le tue cose e spostati nel banco libero che c'è in fondo all'aula. Ma io? Ma perché? Perché questa cicciona cattivona ha deciso così. Ora vai! Grazie, Patrick, sei un amico. Di niente, amico. Ehi, amico, ci si diverte un sacco là dentro. Davvero un sacco. Non c'è niente di divertente in quello che hai fatto. Mi hai messo nei guai, mi hanno spostato in fondo all'aula e ho perso una stella di bravo studente. Ma che ti importa di una stupida stella? Forse, Patrick, dovresti preoccuparti di più delle stupide stelle, visto che tu sei una di quelle. Subito dopo la scuola noi faremo i conti. È già dopo la scuola. Botte, 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 botte. Non vedo nessuno che si picchia, tu? Si riferiscono a noi, testa vuota. Non ti permetto di chiamarmi così. Così, Patrick. È veramente imbarazzante. Ma che cosa sta succedendo qui? Parlate! Io e SpongeBob ci stavamo picchiando. Picchiando? Beh, non credevo che l'avrei mai detto in vita mia, ma purtroppo devo dirlo, SpongeBob. Mi vedo costretta a condannare te e il tuo amico alla punizione del doposcuola. Il doposcuola, no! Possa il potente Nettuno avere pietà di voi, ragazzi miei! In un giorno sono passato da bravo studente a studente in punizione. E la colpa è tutta di Patrick. Io ti odio, Patrick. Io ti odio molto di più. Io ti odio più di chiunque altro. Ah, sì, io ti odierei anche se non ti odiassi affatto. Io ti odio perché dici cose stupide. Vuoi davvero sapere quanto ti odio? Io ti odio molto più di me stesso. Beh, io ti odierei anche se... anche se la lampadina che tiene in vita Roger si spegnesse. Mi dispiace.
dispiace tanto di averti chiamato stupida stella. Mi dispiace di averti fatto finire in fondo all'aula, di averti fatto togliere una stella, di averti sputato addosso e di averti... Mi dispiace che le tue scuse siano così lunghe. Anche a me, ci andiamo, Roger. Io lo tengo al caldo, tu vai a prendere una lampadina nel magazzino. Una lampadina! Ma si può sapere perché l'hanno messa così in alto? Resisti, Roger! Sto arrivando, SpongeBob! Mamma, dov'è finito Patrick? Lasciamo perdere, devo trovare un posto caldo per Roger! La lampadina! Senza il suo calore Roger morirà! Roger! Senza di lui la lampadina non avrà niente da riscaldare! Ce l'abbiamo fatta, Patrick! Abbiamo salvato la vita a Roger! Bel lavoro, ragazzi! Ho visto tutto attraverso la lavagna trasparente e non potrei essere più felice del vostro lavoro di squadra, perciò ho deciso di assegnare a entrambi una preziosa stella d'oro. Anche se non so proprio che cosa c'entra il salvataggio di un uovo con la nostra scuola di nautica. Scuola di nautica? Io credevo che fosse un corso di spagnolo. Hola, SpongeBob! Ciao, cicciona cattivona! Finalmente sei ritornato! Adesso puoi aiutarmi con la piccola. Lo farei molto volentieri, SpongeBob, ma sono completamente a pezzi! Quel tizio è finito sotto una valanga di noci di cocco! Patrick, dovevi darmi il cambio! Oh, hai ragione, il cambio! Sì, domani, lo prometto! Ok, domani... Domani. È stata un'altra giornata pesante. Oh, sono così contento che tu sia tornato dopo aver lavorato tutto il giorno. Non vedo l'ora che tu mi dia il cambio. Oggi il lavoro mi ha quasi ucciso. Mi serve la poltrona. Patrick, ho veramente bisogno di una... Sì, domani, senz'altro. Domani, senz'altro. Patrick. Ce lo farò prima o poi. Prima o poi. Patrick, noi dobbiamo parlare. Soltanto un minuto, SpongeBob. Non devo... posso aspettare, signor Papi. Ehi, così mi perdo la noce di cocco. Non hai passato neanche un secondo con la piccola. Ci siamo presi un impegno e tu non stai facendo la tua parte. Tu non fai mai niente. Le ho cambiato il pannolino. Sì, una volta sola. Andiamo, è piccola così. Quanti pannolini potrà mai usare? Uno o due? Ah, non possono essere di più. Lo sono. Mi spiace, io non avevo proprio idea. Ma che razza di padre snaturato sono? Dimmelo. Mi metterò in pari con te, amico. Lo farò, te lo prometto. Allora, qual è il programma di oggi, Patrick? Non perderò più tempo, SpongeBob. D'ora in avanti sarò un super papi. Salterò il pranzo così sarò a casa in tempo. Quindi fai in modo che la piccola abbia un pannolino puzzolente da cambiare quando torno. Così tu potrai prenderti la notte libera, amico mio. Bene, ci vediamo alle 6 in punto. Alle 6 in punto. 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 12 in punto, mezzanotte. Ragazzi, è stata una super festa. Oh, SpongeBob, ancora alzato. Ciao, piccolina, come stai? Che cosa c'è? Che cosa c'è? No, niente. Oh, che sollievo. Per un attimo ho pensato che fossi molto arrabbiato con me. Ti ricordi quello che mi hai detto stamattina? Qualcosa riguardo alle bibite, giusto? No. No, aspetta, aspetta, fammi indovinare. Mi arrendo. La frase "tu potrai prenderti la notte libera" non ti dice niente. Questo non me lo merito, ciao. Ehi, adesso dove credi di andare? Ritorno al lavoro, ecco dove vado. Lavoro.
Gli sono cadute in testa due enormi noci di cocco. E sarebbe questo il tuo lavoro? Non è mica facile come sembra, lo sai? A volte devo spostare di continuo l'antenna, altre volte perdo il mio telecomando, e altre volte ancora il sedere mi fa un male tremendo. Oh, poverino, come mi dispiace. A proposito, hai dimenticato la valigetta. Dunque, è così che mi ringrazi per aver fatto gli straordinari, SpongeBob. Straordinari! Certo, ma straordinari! Bravo, io lavoro come un mulo e tu quando ritorno a casa pretendo che faccia anche il babysitter! Non puoi chiedermi anche questo! Tu non hai idea di quanto sia! Non fai altro che... Hai sentito? C'è di nuovo quello stupido rumore! Non è uno stupido rumore, Patrick, è la piccola che sta per saltare dall'oblò. Ok. L'hai presa tu, Patrick? Purtroppo no. Siamo dei cattivi genitori. È la piccola, hai visto, amico? Sta volando. È vero, credo che sia diventata grande. Ehi, non vieni a dare un bacio a tuo papi? Ora sì che ti riconosco, piccola. Arrivederci. Arrivederci e buon viaggio. Bene, Patrick, adesso non ha più bisogno di noi. Questo è il momento più difficile nella vita di ogni genitore. O almeno credo. SpongeBob, cosa credevi di fare? Quella è la mia scatola segreta, mollala! Aspetta, Patrick, anch'io voglio sapere il segreto! Ti ho detto di no e te lo ripeto, Bob! È solo una sbirciatina! Scordatelo! Ecco, lo vedi dove siamo arrivati? E pensare che abbiamo anche l'anello del club dei migliori amici per sempre! Adesso ascoltami bene, SpongeBob spugna ruba segreti. Se ti avvicini un'altra volta alla mia scatola segreta, dirai addio per sempre alla nostra amicizia. Ma come? Tu si era detto di essere amici per tutta la vita. Non ho mai sentito così sporco! Ho imbrattato il giardino della nostra amicizia, non sono riuscito a trattenermi! Ora capisco che è il tuo segreto, ti prometto che lo rispetterò! Oh, ti prego, Patrick, perdonami, ti prego! Beh, ecco... Devo dire che in fondo non è tutta colpa tua. Dopotutto questo è un segreto grandioso e di un'importanza notevole. Voglio dire, come si fa a resistere al più grande segreto di tutti i tempi? Il più stupefacente. Il più misterioso. Il più potente segreto di tutta Bikini Bottom. Quindi che cosa hai deciso, amico? Pace? Pace. Oh, ma quanto è bella la mia scatola segreta. Adesso voglio vedere che cosa c'è dentro. Sogni d'oro, buonanotte scatola. Sono pesante. Cosa c'è? Chi l'ha detto? Cosa succede? Aiuto, è arrivato il mollo scrapinatore! Cerca di rubare la mia scatola segreta! Mollala immediatamente, brutto ladro di scatole! Preparati ad affrontare la battaglia di cuscini più feroce della tua vita! Aspetta, Patrick, fermati! Sono io, sono SpongeBob! Bella mossa, signor ladro, ma forse non sai che SpongeBob è il mio migliore amico e non potrebbe mai rubarmi un bel niente! Sul serio, Patrick, sono io! Guarda! Che
saremo amici per sempre. Viva l'anello dell'amicizia. È il nostro anello dell'amicizia. E allora sei tu, SpongeBob, come hai potuto? Se vuoi farti sentire un po' meglio, io non l'ho nemmeno guardata. Fine della storia, SpongeBob. Stavolta hai superato ogni limite. E sappi che da ora in poi la nostra amicizia è definitivamente chiusa. Veramente? E va bene, puoi darci un'occhiata se ci tieni tanto. D'accordo! Oh, questo è uno dei momenti più emozionanti di tutta la mia vita. Beh, che sta aspettando? Allora? Hai visto? Sei d'accordo con me? Non ti sembra grandioso? Ma qui c'è solo un pezzo di corda. Sì, ma è una corda segreta. Oh, ma naturalmente hai proprio ragione. A Cipicchia una scatola segreta con i fiocchi. Bella! Grazie di avermela mostrata. Beh, buonanotte domani, Patrick. Buonanotte, SpongeBob. Come ho fatto a non capirlo prima? Il suo gran segreto era solo un pezzo di corda insignificante. Non vedo l'ora di raccontarlo a Gary. Meno male che non ha tirato la corda, se no avrebbe scoperto il mio segreto, e cioè lo scompartimento segreto della mia scatola segreta. Eccolo qua, il mio segreto. Una foto piuttosto compromettente di SpongeBob scattata all'ultima festa di Natale. Benvenuti giocatori, vi presento il mio gioco! Ma è straordinario! Abbiamo finito, che bello, chi ha vinto? No, amico mio, non abbiamo ancora incominciato! Come hai chiamato il gioco, Patrick? Io suggerisco spazzatura. Cosa c'è? Patente di guida! Patente di guida! A cosa mi serve? Al prossimo turno tiri i dadi e a scelta puoi muoverti sulla tavola oppure puoi girare sul circuito per tante volte quanto è il numero che hai fatto. Che cosa devo fare? Che cosa devo fare allora? Darmi i dadi, è il mio turno. Dritto in prigione! Amico, tu perché sei dentro? Tocca a me! Uno, due. Che fortuna finire negli snack con la fame che hai. Go. Corso dei coralli, io me lo compro. 12. Pronti via. Non puoi tirare i dadi se sei in prigione, Squiggy. E cosa devo fare per uscire di prigione? Devi tirare i dadi e fare 6. Ehi tu, non puoi tirare i dadi se sei in prigione! Devi seguire le regole. Se per uscire di prigione devo fare 6 e in prigione non posso tirare i dadi, come faccio a uscire di prigione? Oh, ecco la regola. Il giocatore che si trova in prigione è costretto a rimanerci fino a quando non fa un 6 o qualcuno dice il suo nome. Va bene, c'è qualcuno che dice il mio nome? Oh, caspita, sei finita in chirurgia! Pesca una carta delle operazioni. Ah, estrai un osso dal giocatore che si trova alla tua sinistra. Cosa? Ferma! Ehi! Aspettate, io non ho ossa, sono un polpo. Ora sta fermo e non sentirai niente. Ecco fatto. E adesso scendi dal mio gioco, cattivone! Ma il tuo gioco è assurdo, non ha senso. Sei tanto arrabbiato perché non ti stai muovendo. Neanche tu ti stai muovendo. Adesso basta, me ne va. No, non è Quindi non abbiamo finito. Quindi. Aspetta, perché è uscito di prigione? È riuscito a farci dire il suo nome. Questa è veramente un'ottima mossa, Squiddy. Sì. Bene, tirerai dopo di me. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ecco, io scelgo... Corsa in auto. Una... Corsa in automobile. Una... Corsa in automobile. Che bello gli snack. Dritto in prigione.
ma io ero sugli snack. Vai a dirlo al giudice. Per favore, qualcuno mi spiega che cosa stiamo facendo. Dove dobbiamo arrivare? In questo gioco tutto è a casaccio. Si salta da una cosa all'altra. Non si riesce a capire come si faccia a vincere. E Patrick inventa la regola ancora più a casaccio. Fame, fame, Patrick Snack. D'accordo, io me ne vado. Se un giocatore dichiara che vuole uscire, anche tutti gli altri devono uscire insieme a lui. Ma io non ho detto che voglio uscire, ho detto... 4. Siamo nella zona delle risate e tutti devono ridere. Due. I giocatori devono fare le facce buffe. Così va bene, è una faccia buffa. Bravo, Squiddy, finalmente hai capito le regole. Ho capito perfettamente le vostre regole. Le regole sono che non importa il numero che esce. Tutti possono inventare quello che gli salta in mente. Quindi ora posso tirare i dadi e dichiarare che sono il vincitore. Bella mossa, amico, hai vinto. Sei davvero astuto, Squiddy. Come? Oh, sì, avete ragione, sono stato bravo. Hai parlato troppo presto. Nessun giocatore può dichiarare di avere vinto il gioco. L'hai fatta ancora? Hai inventato un'altra regola. Questo è il tuo gioco peggiore. Un gioco orribile. È in arresto per danneggiamento. Oh, e a quanto vedo qui sei anche recidivo. Andrai in una prigione vera. Tutto pur di lasciare questo gioco. Grazie, agenti. Guarda chi si rivede. Qualcuno dica il mio nome. Game over. Dai, Patrick, cerchiamo di essere ragionevoli. Smettiamo di farci la guerra tra noi. No, mai! Hai cominciato tu! Bene, te la sei voluta. Staremo proprio a vedere. Oh no, no, non farlo! Conquistiamo il castello! Andiamo! Ciao a tutti e addio, ragazzi! Come la mettiamo? Non vincerai mai! Puoi scommetterci! Bella mossa, generale! Creiamo un diversivo e facciamo irruzione tra le fila nemiche! Che ne dice? Sì, prepariamoci e subito! Ti piace questo gioiellino? Mai quanto è il mio, pivello! Wow, 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 wow. Oh no! Patrick, stai bene, amico? Io sto benissimo. E tu invece? Mio carissimo amico nemico, dovrei dire nemico amico. Comincio a divertirmi sul serio. Ah! Ah!
ragazzi! Presto, andiamocene via! Oh no! Quando il gioco si fa duro, allora i duri iniziano a giocare! Non avrei mai voluto farlo, ma tu non mi lasci altra scelta ed è solo colpa tua! Oh no! Presto, battiamocela, amico! Liquido cerebrale. Allora, ti arrendi? Spiacente, Patrick, ma uno sporco sudicione come te non è all'altezza di fare pace con un ragazzo lindo come me. Attento, ti cadono i pantaloni. Davvero? Te li sistemo io. Soddisfatto? Certo, adesso stai meglio. Anche tu avresti bisogno di cambiare, guarda coi piedi. Perché? Cosa hanno? Non temere, ci penso io a dargli una sistemata. No! Non voglio fare una pedicure! No, 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 quello no! Tutto ma non quello! Lo smalto sulle unghie, no! Te la sei cercata, politone! Beccati il mio alito profumato! Puzzi come un caprone, ricorri all'igiene dentale. Io? Ma se ho dei denti perfetti! Guarda! Un po' di dentifricio e li avrai belli e bianchi come i miei. Bisogna pulirli con movimenti piccoli e circolari. Alito fresco alla menta, sniffagli e pluvi della scella. Sei una stella marina super iper puzzolente. Secondo me ti ci vuole una spruzzata di questo. No, 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 il deodorante no. No. Fettidissimo tanfo d'ascella! È scomparso! Non userò più i guanti di velluto! È l'ora delle caccole! Ma che caccole, caccole? Tu non hai nemmeno il naso! Ne sei sicuro? Messo le mani sulle pepite di Patrick? Le pepite d'oro che ha scavato non mi interessano. Ah, ormai non mi scappi! Attento, Patrick, adesso sono armato! Colpito con le cipolle crude! Basta, te la sei cercata! Che cosa ho in mano? Semplice, un Krabby Patty. Cosa vuoi farne? Mangiarlo? Oh no, io non ho nessunissima intenzione di mangiarmelo. No, cosa vedo? Calza la polpetta! Sì, hai indovinato, i tuoi preziosi Krabby Patty indossati sui miei piedi puzzolosi. Ti consiglio di smetterlo. Le soffettore, puzza di piedi. Te lo ripeto, ti conviene smetterla subito. Scoppierà. Ho ritrovato la mia sporcizia! Ma non durerà a lungo, signor Bermuda Fiorellini! Il tuo lerciume sparirà quando ti strofinerò con questo! Ti prego, il sapone no! Non oseresti mai! Mettimi alla prova! Vai dietro! Te lo butto addosso!
Shampoo non ti servirà a niente. Il mio strato di zozzume è sparito. Ora sono Candido Immacolato. Buongiorno, Patrick. Al momento non sono in casa, lasciate un messaggio. Beep. Patrick, sono io, SpongeBob. Ora tocca a me tenere il giochino. Non posso uscire, mi sono appena lavato i capelli. Ma se non hai un pelo in testa. Esci immediatamente, Patrick, tocca a me. Un documento di identità? Ho la patente di addetto all'erogatore di frappè. Documento non valido, ti saluto. E va bene, tanto vale che me ne vada allora. Mi allontano subito, subito. Mi sto allontanando. Ecco, me ne sono andato. Sicuro? Sicurissimo. Ciao, Patrick. Adesso molla l'osso. Razza di imbroglione, non sei andato via. Ma tu non ti sei lavato i capelli. Ma stavo per farlo. Yaka! Bella capriola. Sì, mi sono allenato. Ora devo andare. Fermo lì, bell'imbusto. Metti giù il malloppo, è il mio turno adesso. Non posso, io e l'amico Patti ci siamo affezionati. Oh, Billy aveva ragione a mettermi in guardia, sei soltanto un egoista. Pensa questo di me? Noi due abbiamo chiuso, Gary. Miau, miau. Avanti, non fare storie. Oggi tocca a me giocarci un po'. Non puoi portarmelo via, non è giusto. Allora, lasciamelo almeno per mezza giornata. E se lo tenessimo un'ora ciascuno? Mezz'ora ciascuno? 15 minuti? 5 minuti? Un minuto? No, no, no! E va bene, un secondo a testa, è la mia ultima offerta. Uno. 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 Sopporto. Ehi, buongiorno ragazzi. Ciao Sandy. Ma si può sapere perché state litigando? SpongeBob non mi lascia giocare col mio giochino. Si dà il caso che sia il nostro giochino. Bene ragazzi, qui ci vuole un mediatore. Sediamoci e vediamo di risolvere la questione. Il problema principale in un litigio è la mancanza di comunicazione. Bisogna capirsi a vicenda per appianare il conflitto. Adesso ognuno di voi mi dice cosa trova di importante nell'altro. Così va meglio. In fondo Sandy non aveva tutti i torti. Sì, sono d'accordo. Dobbiamo comprenderci a vicenda. La comunicazione è fondamentale. Yeah.
farmi scappare i clienti. Si può sapere cos'è tutto questo baccano? Si tratta del giochino del ristorante. Patrick l'ha mangiato per non farmici giocare. Ho dovuto farlo, non mi lasciava in pace. Per forza lo tenevi solo tu. Non è vero. È vero. No. Non sei altro che un mangiagiochino. Ciarlatano. Ehi, basta con gli epiteti, datevi una calmata. Mi sembra il caso di litigare per un giochino. Non potete ridurvi così per una sciocchezza simile. Andiamo, ragazzi, dovreste vergognarvi. Facciamo così, se do a ognuno di voi un altro giochino, mi promettete di fare pace? Sì. Siete fortunati, vi ho visti così entusiasti del giochino che ne ho preparato uno scatolone intero. Vanno via come il pane. $13.50 a testa. E va bene, stavolta offro io. Patrick, è il mio portafoglio. Ma allora non hai imparato niente sulla condivisione. Tutto bene, Patrick? Tutto bene, SpongeBob. Si direbbe che sei affamato. Vuoi dir giuro, amico? Ho una fame così grande che... mangerei qualsiasi cosa. Mi divorerei la tortina al pan di spugna. Spagna. Volevo solo dividere con lui la mia ottima merendina al pan di Spagna. C'è anche una deliziosa farcitura alla crema. Ma è tutto vero? Patrick vuole mangiarmi. Che devo fare? Devi assolutamente difenderti. Ciò di cui hai bisogno è un piccolo forte. Questa coppia in fango del Krusty Krab dovrebbe proteggermi dal mio nemico. Devo nascondermi. Sono al sicuro. Patrick non può prendermi qui. Non ho necessità di andare fuori. Qui ho tutto ciò di cui ha bisogno. La spatola. Ora mi serve soltanto un panino. Davvero croccante. Io non riesco a resistere. Voglio del cibo vero da mangiare. Ricorda, puoi essere solo preda o predatore. Sì, sì. Mi mangerò Patrick prima che possa mangiarsi me. Miam, miam. Oh, che buon profumino. Mamma mia, che odore delizioso. Che cosa stai cucinando, SpongeBob? Sto friggendoti in padella e poi ti mangio. Ah! E perché mai vorresti mangiare me? So già cosa cerchi di fare. Vuoi fare il finto tonto, ma non funzionerà. Perché io mangerò te prima che tu possa mangiare me. No, caro, non se ti mangio prima io. No, non ci riuscirai. Finire. Vieni fuori, Patrick. Dai, non puoi nasconderti per sempre. Ma che roba è? Acqua tiepida. Ho l'impressione che tu sia piuttosto teso, così ho pensato di prepararti un bagno caldo. Ah, grazie, amico. In effetti mi sono accorto di avere i nervi a fior di pelle. Che sbadato! Ho dimenticato le perle di bagno schiuma. Grazie, Patrick, sei un vero amico. Strane queste perle di bagno schiuma, sembrano carote. Carote! Eh? Mi stai facendo imbrogliare! Non è affatto vero! In realtà volevo preparare uno stufato! Come sono stanco! Perché non schiacci un pisolino su questo letto morbido? Sì, da bravo, bravo! Aspetta, ti metto la coperta e ti rimbocco per bene! E non c'è coperta che ci rispetti senza ketchup! Questo non è un letto! Aspetta, torna indietro! Non ti ho colpito per merino! Dai, subito il ketchup! Ti ho preso! No, veramente ti ho preso io! Congratulazioni, ce l'avete fatta, amici! A fare cosa? Siete riusciti a guadagnarvi due medaglie! Nella lotta per la sopravvivenza si perde il controllo, si è pronti a mangiare il migliore amico! Che cosa te ne importa se siamo sopravvissuti o meno? Beh, io non sono un vecchio revita! Io sono la vostra amica Sandy, grande esperta di sopravvivenza! Cosa, Sandy? Non siete caduti dalla jeep per un brutto incidente! Volevo soltanto mettervi alla prova! Avete organizzato tutto? Già, e sono lieta di annunciarvi che siete promossi! Ecco le vostre medaglie! Wow, aver vinto le medaglie è fantastico! Ma io ho sempre una fame tremenda! Ho fame anch'io! Ragazzi, che cosa state facendo?
O sei la preda o il predatore? Ah, la prossima volta devo portare più ruggeli! Questo è il più bel giorno della nostra vita, non è vero, Spongy? Sì, hai ragione, non potrebbe andare meglio di così. Sarà indimenticabile, però se io fossi stato promosso... Forse applicandoti un po' più nello studio e nella pratica, riusciresti ad essere il prossimo milionesimo vincitore. Oh, tutto quel tempo! E ti regalerebbero una barca bella come la mia! Ma certo, esattamente come la tua! Diventerò un modello da seguire per tutta la città! Potrei scendere adesso, sono ore che giriamo intorno a casa tua! Lo so! È molto meglio che andare a piedi, sei d'accordo? Ti ringrazio per il passaggio, padre. Nessun problema, amico. È stato un vero piacere per me. Ora dovrei andare a piedi. Insomma, Patrick, che cosa stai facendo? Non vedi? Cerco di riparare la mia nuova barca. Ora ti spiacerebbe fare silenzio? Sono le 3 di notte e la gente sta dormendo! Hai già scattato il rosso! Ah! Patrick, quei 3 semafori erano rossi! E allora? Quando c'è il rosso ci si ferma! Credo che il genio della guida sappia bene quello che deve o che non deve fare! Il genio della guida? Quale genio farebbe un'inversione non consentita davanti all'ingresso di un asilo? Io non ho investito nessuno! Insomma, mi vuoi dire perché ti scaldi tanto? Perché io avrei dovuto essere promosso e quello che stai guidando avrebbe dovuto essere il mio motoscafo! Ma perché sei così cattivo? Se tu fossi mio amico, saresti contento del fatto che io ho preso la patente! Se tu fossi più furbo, non me la sbatteresti di continuo davanti agli occhi! Non è vero che te la sbatto di continuo davanti agli occhi! Questo significa sbattertela davanti agli occhi! Ora basta, dammi quella patente! Sono anni che sto sgobbando per averla! Guarda che cosa ci faccio! Che succede? Non si butta la carta in strada! Bene! Adesso gli insegno io l'educazione! No! Ci ha visti la polizia! Accostate subito, brutti zazzoni! Brutti zazzoni a noi! No! Adesso inizia l'inseguimento! Che cosa hai intenzione di fare, Patrick? Scappo, scappo! Non ho più la patente, non ti ricordi? Ricordati che non si deve buttare la carta dal finestrino. Addio, SpongeBob. Dai sempre da mangiare a Gary. Qualche volta te ne dimentichi. Ma oh, che cosa ho combinato? Patrick non potrà sopravvivere in una cella. È troppo morbidoso. Aspetti! Patrick è innocente. Sono io che ho distrutto la sua patente. L'ho buttata dalla barca. Sono io il colpevole. Prendetemi al suo posto. Fammi pensare. Considerando che tu non hai alcun precedente penale... Ma sì, non importa. 90 giorni. Scontato il debito con la giustizia? L'esame che tu abbia preso la patente. E per dimostrartelo ti vorrei regalare questa targa. Amici per sempre. Attaccala subito al tuo motoscafo. Oh, che peccato. Purtroppo io non ce l'ho più il motoscafo. Che cosa? Aveva smesso di funzionare, così l'ho buttato via. Si era accesa una spia di colore rosso e quindi ho pensato che fosse un brutto segno. Capisco. Allora che cosa ne facciamo di questa? Come mi sta qui? Benissimo! Sei pronto, amico? Vuoi scommetterci, Patrick? Molto gentile. Non vale, non ero pronto. Perché, scusa, non dovevamo giocare a palle di neve? Hai ragione. Cosa c'è di meglio? Il tepore del focolare, un paio di comode pantofole e una buona tazza di tè fumante con una bella fetta di limone.
Era troppo bello per essere vero. Ti dispiacerebbe evitarmi tutto questo fracasso? Ma sei matto? Chi ti ha dato il permesso di attaccare per primo? Comincia a prepararti a una resa in... più noto! Non vuole arrendersi! Oh, bersaglio mancato! Questa parte, gente, colpite tutte le lattine e vincerete un cavalluccio marino! Io gioco! Ma certo, su, fai un bel tiro! Grazie! E adesso tocca a te! Guarda, ci sono le tazzine ruotanti! Ti prego, facciamo un giro! Non saprei, è che l'occhio mi fa male! Dai, coraggio! Chissà quando ricapita che il Luna Park torni in città! Tieniti forte! Oh, ehi, SpongeBob! Perché? Ehi, amico, vuoi un po' di zucchero filato? Me l'hanno dato per aver vinto il torneo di freccette. E ho anche questo, guarda qui. Grazie, ma lo zucchero filato non mi va. Prendilo, ti farà stare meglio. Ti ho detto che non lo voglio. Uffa, l'hai buttato per terra. Meglio! Ora forse capirai come mi sento quando mi rovini la vita. Accorrete, rissa in vista. Lavorare in un Luna Park ha i suoi vantaggi. Non mi sono mai vergognato tanto. Che vuoi dire? Se non fosse stato per la tua colla, ora non sarei bloccato qui. Ma io volevo solo aiutarti. Aiutarmi? Penso che per oggi tu abbia già fatto abbastanza. Ok, se è questo che vuoi, allora non ti aiuterò più. Beh, ecco, fai il melodrammatico. Sai, ragazzo, avrai anche le tue ragioni, ma hai un cuore di pietra. Te lo sei proprio meritato. Forza, ragazzi, andiamo via. Sì, 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 forza. Non voglio la sua amicizia. Addio, vecchio mio. E finalmente posso fare tutto quello che voglio. Lui non mi serve. Devo resistere. Non sei più un suo amico ormai. Mi terrò occupato. Non penserò più a... Non lo nominerò neanche! Ora io che faccio? Che cosa posso fare? Ci sono! Una gara che ha la vista più lunga! Accidenti, è troppo difficile! Se chiedi a SpongeBob, forse potrebbe darti qualche suggerimento! Tieni il becco! Non esiste! Scelgo un altro gioco! Questo! Dove sarà? Dove sarà? Ti ho trovato! Chissà lui come sta! Oh, che me ne importa! Tanto non posso essere d'aiuto! Amico! SpongeBob! SpongeBob! Ma che cosa guardi? Il mio show preferito.
adoro questa parte. Vecchio mio, torna in te. Guardami, il tuo migliore amico è qui, Patrick. Che hai detto? Non ti capisco, sento tante voci nella mia testa. Oh cielo, è completamente andato. Per la società ora sono inutile. Oh, è tutta colpa mia. Mia e delle mie stupidissime idee. Mi dispiace così tanto, amico. Patrick, le tue lacrime stanno sciogliendo la colla. Continua a piangere, piangerò anch'io, così mi libererò di questo affare. Hai visto? Ha funzionato! Yippie! Credo che piangere aiuti a risolvere i problemi dopo tutto. Vieni, amico mio. Beh, almeno siamo insieme. Posso riavere la mia colla? Inizia una giornata di duro lavoro. Inizia una giornata di duro lavoro. Dimenticavo il berretto. Dimenticavo il berretto. Mi è caduta la spatola. Oh, è caduta anche a me. Mi stai copiando. È vero. Si può sapere perché lo fai? Perché voglio vincere dei premi come i tuoi. Ti dà molto fastidio, devi smetterla. Devo smetterla. Lo sai che sei proprio bravo. Grazie. Accidenti. La piccola Mary aveva un agnellino, l'aquilana era bianca come le labbra di un pesce d'ala. Alga di mare, per mille sardine fritte. Se penso, non può ripetere quello che dico. Se penso, non può ripetere quello che dico. Devi smetterla di continuare a copiarmi. Non posso, e poi come lo vinco il trofeo? Ora posso entrare senza rischi. Per quanto tempo hai intenzione di continuare? Fino a quando non avrò vinto tutti i premi che hai vinto tu. Voglio proprio vedere se ci riesci. Lo vedrai, lo vedrai. Nessuno a Bikini Bottom salta la corda come me. Nemmeno come me. Ah sì, allora guarda questa mossa. Si chiama tagliare a fetta. Vedi, io non ho neanche un graffio. Come l'ho detto? Come pensi di andare? Essere come me non è così divertente. Scherzi? Io questo lo faccio d'abitudine. Mi devo le martellate in testa molto prima che iniziassi a imitarti. Vorrei che Patrick tornasse quello di prima e smettesse di copiarmi. Ehi, buongiorno a tutti, sono Patrick Stella. Sono la stella di mare più pigra e più rosa di Bikini Bottom. Sarebbe fantastico se potessi tornare a essere quello di prima. Perché dovrei tornare ad essere un grande fallito rosa? Bene, vedo che mi capisci. È solo dopo che ho cominciato a copiarti che è nata in me la speranza di riuscire a vincere un bel trofeo. Patrick, non abita più qui! Devo consegnare un trofeo. Un altro trofeo? Oh, fantastico! E per che cosa te l'hanno dato questa volta? Per il più grande fannullone che abbia mai abitato in fondo al mare. Patrick, questo trofeo è tutto tuo! Yuhu! È tutto mio! Eccomi qui, sono tornato da voi. Guardate, sto imparando. Ehi, aspetta, che vuoi fare?
Visto che non potrò mai più averti come amico, ti trasformerò in un bel esemplare da collezione. Ho persino comprato un barattolo apposta per te. Ora calmati, torna a casa, io sono una medusa ormai. Non hai più scampo, arrenditi! Fermati! Oh, no. Senza di te, cerca di essere felice, anch'io per sempre. Bene, anche questa è fatta, è ora di tornare alla normalità. Nettore. Evviva, arrivano le mie sorelline meduse. Benvenute, sorelline. Ehi, Patrick, dobbiamo parlare. No, non entrare! Non sono ancora vestito! C'è troppo disordine! Forse ci sono scorie radioattive! Insomma, Patrick, vuoi uscire? Perché hai spento la luce? Sono qui! Dammi solo un secondo! Il mio retino? Che cos'è che hai in mano? Niente. E nell'altra mano? Guarda, non ho niente, davvero! Va bene, allora me ne vado. Ok, ciao! Di certo Patrick non avrebbe mai rubato il mio retino, però... Farei qualsiasi cosa per avere un retino come quello! Essere il miglior amico di un perfido ladro incollito. Voglio averne la certezza. Buongiorno, Patrick. Buongiorno, SpongeBob. Quali progetti hai per la giornata? Oh, nessuno. Ma io vado a lavorare, ci vediamo. A dopo. Ora voglio vedere che cosa intendevi dire con nessuno. Ti terrò d'occhio, viscido ladro traditore. 8 ore più tardi. No, ma allora è davvero innocente. Non conosci mai veramente bene qualcuno finché non lo spii per 8 ore attraverso un binocolo. Ehi, ma dove è andato? Ciao, SpongeBob! Cosa stai facendo? Tu cosa fai? Io niente, ho appena finito di... Oh, guarda! Da qui si vede il posto in cui stavo poco fa. Ti rendi conto? Volendo avresti comodamente potuto spiarmi per ore ed ore stando appostato qui. Sarebbe stato terribile. Posso sapere che ci fai con un binocolo in mano? Non ho proprio niente in mano, non la vedi? Oggi sei un po' strano. Io non sono strano, tu sei molto strano. Tu sei stranissimo. Ok, ci vediamo dopo. Buongiorno, scusi, lei chi è? I miei omaggi, signore, sono alla ricerca di oggetti per la pesca delle meduse che abbiano un valore affettivo, non so se mi spiego. Ma in strada si dice che lei sappia dove trovare oggetti rari per prendere le meduse. Di quale strada parla? Questa forse... Ehi, fate gli affari tuoi! Ma, signor Patrick, io lo so che lei possiede un retino professionale molto raro. Sono disposto a pagare $1 billion per averlo. Anche se la conoscessi, non le venderei mai questo kit professionale. Non glielo darei per $1 million. Anzi, adesso che ci penso, nemmeno per $100. E neanche se lei mi desse $1. Ah, sì? Dice davvero? Certamente deve rassegnarsi, non apprezzo.
prezzo. Vuole dirmi il motivo? È semplice, per me ha un significato enorme. È del mio amico SpongeBob. Ehi, SpongeBob, meno male. Sai, pochi minuti fa c'era qui con me un tizio coi baffi che continuava a farmi delle strane domande. Patrick, guarda che ero io quell'uomo strano con i baffi. Perché? Dimmi almeno il motivo. Perché ti sei messo quegli orrendi baffi? Mi fanno paura. Sì, ma dimmi perché hai rubato il mio retino. Che cosa? Ma se io sono il tuo migliore amico. No, eri il mio migliore amico. Adesso sei solo un ladruncolo incapace. Come puoi dirmi questo? Tanto ormai ho capito tutto. L'hai ammesso tu stesso che quel kit appartiene a me. Indovinato. Cosa? È un piccolo regalo che ho comprato per il mio più caro amico. Te ne serviva uno nuovo. Per SpongeBob, tu mi hai preso un retino per la pesca delle meduse. Hai avuto un pensiero molto carino. Ehi, Patrick, che cosa stai facendo adesso? Ormai io non sono più il tuo migliore amico. Non sono nient'altro che un incapace ladruncolo di retini per meduse. Dove stai andando? Lontano da Bikini Bottom, finché mi resta ancora un po' di dignità. Patrick, non farlo! È giunta la fine. Non si può fermare la spietata mano del destino. È troppo tardi. Ti prego, non andartene. Mi dispiace di averti accusato. È già terribile che io abbia perso il mio retino. Non voglio perdere anche il mio migliore amico. Oh, ti supplico, perdonami. Che diavolo sta succedendo? Ah, siete voi, vi stavo cercando. Guarda, avevi lasciato questa sull'autobus. È il mio retino professionale. L'avevo dimenticato a bordo. Sì, esatto, come tutte le settimane. Adesso possiamo andare? Senti, Patrick, devi tenerlo tu per ricordarti sempre di me. Sei davvero disposto a rinunciare al tuo retino? Oh! Grazie, SpongeBob, accetto le tue scuse. Oh, fatti apprezzare, Patrick. Guardate che lo fanno tutte le settimane, ve lo posso assicurare, ragazzi. Oh, lasciamo perdere. In fondo quello che conta è il pensiero, giusto? SpongeBob, i tuoi cioccolatini sono squisiti, grazie. Mi fa davvero piacere. Anche se a dirti la verità mi aspettavo qualcosa di più. Ti ringrazio per gli splendidi fiori e buon San Valentino anche a te. Grazie di cuore, Dave. Anche per il fatto che noi due siamo amici da un sacco di tempo. SpongeBob, grazie per la bici. È talmente generoso, eppure l'ho appena conosciuta. E quindi quello che intendevo dirti, scusa. Scusate, il disturbo, posso sapere allora? Ti voglio mai più vedere! Attenzione, prego! C'è in giro una stella di mare molto pericolosa! Un momento! Anche quell'enorme e disgustoso cuore deve sparire! Se vedo, qualsiasi cuore deve essere distrutto! Patrick, smettila subito! Consegnatemi immediatamente, SpongeBob! Sei riuscito a spezzarmi il cuore, ma adesso è arrivato il momento che ti spezzi io qualcosa. Ascolta, Patrick, so che me la sono cercata, ma loro cosa c'entrano? Neanche loro hanno pensato di farmi un regalo. Ah no, mi dispiace, ma adesso è troppo tardi. Ed è troppo tardi per tutti. Più bello del mondo è dietro di te! Sì, come no? Non sto scherzando, voltati e vedrai! È lì alle tue spalle! Non voglio! Patrick, ti prego, voltati! Avanti, vuoi voltarti dietro di te? Cosa aspetti? Voi credete davvero che io sia così stupido? Ehi! Ora voltati! No, mai! Voltati! Ho detto di no, è l'ultima volta che lo
lo ripeto. Quindi aprite bene le orecchie. Non ho nessuna intenzione di voltarmi e non c'è niente che possa farmi cambiare idea. No! Adesso vi è chiaro il concetto. Non mi volterò mai e poi mai. Ciao, Patrick! Oh, ciao, Sandy! Oh, tu? Quello? Io? Non capisco. Felice giorno di San Valentino, Patrick! Sì! Sì! Questo è il mio regalo, il più bello del mondo! Ehi, è meraviglioso! È tutto di cioccolato! Non farlo, no! Oh, SpongeBob, non era necessario che tu mi facessi un regalo.